Questa mattina il consigliere provinciale e comunale Angelo Cappelli del gruppo misto ha svolto una conferenza stampa per illustrare la relazione di fine mandato provinciale. Per l'occasione il consigliere ha snocciolato anche gli interventi di lavori aggiudicati dalla provincia per Battipaglia ed un passaggio sulle elezioni provinciali previste per gennaio 2019. Infine le sue considerazioni sulla situazione politica ed amministrativa di Battipaglia. Colgo l'occasione per fare i complimenti e l'in bocca al lupo al nuovo presidente della provincia, Michele Strianese, che è stato eletto il 31 ottobre. Come tutti sapete, il mandato dei consiglieri termina entro il 31 gennaio del prossimo anno, quindi da qui a un paio di mesi. Battipaglia ha partecipato a questa amministrazione provinciale tramite la mia persona, votato dai consiglieri comunali di Battipaglia di questa maggioranza che fa capo a Cecilia Francese, e si sono messi in campo circa 400.000 euro di opere di manutenzione per quanto riguarda la viabilità e le scuole. Nel dettaglio sono state interessate le maggiori due arterie che conducono da Battipaglia Centro verso la periferia, quindi anche verso la fascia costiera, e che sono la SP135 e la SP312. Sono state fatte opere di ammodernamento delle barriere laterali, delle cunette, dello scolo delle acque e della pavimentazione. Ci saranno nei prossimi anni sbloccati milioni di euro per quanto riguarda la viabilità, quindi la manutenzione delle strade. Ci saranno anche i famosi fondi idici per quanto riguarda il ripascimento della fascia costiera, quindi delle spiagge che riguardano la provincia di Salerno, i corpi idrici superficiali e per quanto riguarda i distretti turistici, quindi materiale che Battipaglia non può perdere, non può non avere un suo rappresentante in provincia, e credo che per una questione di continuità la mia persona credo che sia quella più diciamo fattiva dal punto di vista della continuità. Ripeto, io sono a disposizione, naturalmente la sindaca e gli altri consiglieri di maggioranza sanno della mia disponibilità di poter continuare questa esperienza nell'amministrazione e portare sempre di più in alto e sui tavoli che contano, diciamo, anche il territorio di Battipaglia.